Oggi il buongiorno vi giunge dal nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme, dove moltissime persone, già da alcune ore prima dell'apertura, si sono presentate presso la biglietteria del teatro per poter assistere allo straordinario concerto del mitico pianista David Helfgott, dal titolo A Sound of Life. Il concerto a favore dell'associazione ASVALT, ovvero la più importante associazione valdinevole per la lotta contro i tumori. La sua forza è di lavorare per la prevenzione. I fondatori sono Felicia Pieri e suo marito Arnaldo, attuale presidente dell'associazione stessa. Sentiamoli ai nostri microfoni. Oltre che a essere fondatrice, sono soprattutto stata ispirata dal professor Saba 25 anni fa a affrontare questa battaglia, questa lotta contro questo terribile male. La serata di stasera è la terza che il maestro David Helfgott offre alla nostra associazione, perché offre tutto gratuitamente e ci permette di poter, con l'incasso che avremo, fare nuovi acquisti sempre per la lotta contro i tumori, perché la nostra è un'associazione dove nessuno di noi ha un rimborso spese, per cui tutto quello che è ricavato dalle manifestazioni vanno a favore della lotta per i tumori. Con me e con altri lavorano tantissimi volontari che ci vogliono bene e così. Ma la serata di stasera è grazie anche al dottor Paolo Montalto, che è molto amico del maestro David Helfgott. La nostra associazione ha compiuto 25 anni, quindi ha superato la maggiore età. È un'associazione che nasce con lo spirito di essere vicino alle persone che soffrono, che sono colpite da tumori, e soprattutto a tutte le persone per evitare che vengano colpite. Come? Attraverso una prevenzione. La prevenzione che ormai da anni facciamo delle tre tipologie, utero, seno e colon. Noi realizziamo progetti e programmi. Stasera, per esempio, un esempio: con quello che ricaveremo da questa serata abbiamo già in progetto di fare altri acquisti, perché la tecnologia avanza e noi abbiamo bisogno quindi anche di aggiornare tutto quello che è possibile da aggiornare per sempre meglio rispondere alla prima esigenza. Parlando di prevenzione, occorre strumenti che abbiano una grande definizione, una facilità di intercettazione, e medici come abbiamo nel dottor Natali, nella dottoressa Marini, nel dottor Rossi, rispettivamente per le tre tipologie di screening, possiamo veramente dire che creiamo una forte barriera, una forte cintura attorno al cittadino in Valdinievole, perché si possa prendere per tempo tutto ciò che insorge nel fisico, che può in qualche maniera coinvolgere patologie di oncologiche. Io mi rivolgo a tutti i cittadini che quando vanno a fare la dichiarazione dei redditi o presentano il CUD sottoscrivano a nostro favore il 5 per 1000, perché il 5 per 1000 è una risorsa per noi molto importante e non rappresenta nessun costo al cittadino, è semplicemente l'invito a dire: dei soldi che pago, date il 5 per 1000 a questa associazione. La nostra associazione è sul sito, si chiama Associazione Valdinievole per la lotta contro tumori. Basta indicare la partita IVA con la quale si identifica la nostra associazione, e quindi se uno paga 1000 lire di tasse, dice allo Stato: il 5 per 1000 trasferiscilo a questa associazione. Un'altra iniziativa molto importante che noi facciamo: abbiamo un nucleo di volontari che, laddove purtroppo il male diventa inesorabile, si mette a fianco del malato e della rispettiva famiglia per cercare di alleviare l'ammalato in tutti i modi, perché possa continuare a avere una dignità di fisica per quanto possibile, di uomo fin tanto che è possibile, e la famiglia perché non abbia a dover affrontare disagi che qualche volta mettono in difficoltà anche la stessa famiglia. Ricordiamo che l'evento ha il patrocinio del Comune, e quindi per il Comune di Montecatini Terme, ai nostri microfoni il dottor Bellandi, sindaco della città. Giuseppe Bellandi, sindaco di Montecatini Terme. Questa sera avremo un nuovo cittadino a Montecatini.
Mister David sarà, per quello che ha dato alla città e per quello che ha dato con la sua prova di donare, di avere un cuore grande, avrà da parte nostra il riconoscimento che si merita la cittadinanza onoraria. L'abbiamo deciso in consiglio tutti insieme e stasera gliela consegniamo con piacere, ed è un onore da parte mia essere il sindaco in questi momenti e fare queste cose. Questo è veramente bello. La serata è stata introdotta da Felicia Pieri con un ospite a sorpresa. Buonasera. Non so, io sono un pochino emozionata perché queste cose io ogni tanto le faccio per la nostra associazione Asfalt, ma in un ambito molto più, diciamo, familiare. Ora, davanti a un teatro così, mi sento un po' intimidita. Allora, mi scuserete. Paolo Montalto. Non voler bene a Felice è difficile. Ah, nulla, due parole per sancire questa serata. David ancora una volta ha manifestato il suo desiderio di esibirsi gratuitamente per questo scopo e ovviamente io sono qui in doppia veste da amico di David Elfcott e quindi diciamo da testimonial per la città per lui e anche da medico ospedaliero impegnato nello screening. Come diceva Felicia, la vita ospedaliera non è facile, però ci sono certe cose che ci gratificano molto e lo screening sicuramente è una delle principali, perché riuscire a bussare alla porta di persone che sono ritenute e si ritengono sane e riuscire in loro a interrompere una storia naturale della malattia neoplastica è sicuramente una cosa che gratifica ovviamente l'utenza, ma gratifica anche l'operatore. Quindi far questo richiede grosso sforzo, perché si tratta di chiamare, perlomeno per il colon retto di cui mi occupo, circa 20.000 persone l'anno in provincia di Pistoia a fare uno screening. Quindi sicuramente la macchina organizzativa che Asfalt tiene molto bene è sicuramente difficile e onerosa, ma lo facciamo veramente con soddisfazione anche sulla nostra pelle, nostra in senso lato. L'aiuto di David è sicuramente prezioso, sia come messaggio di promozione di queste campagne di prevenzione oncologica, oltre che ovviamente pragmaticamente per la raccolta fondi che verranno destinati sicuramente, come Asfalt meglio crederà e ha sempre fatto al massimo gli sforzi. Stasera il sindaco ha preparato una sorpresa per David e dopo la celebreremo tutti insieme, però io direi che adesso è il momento di riabbracciare finalmente David. L'ultima volta è stato qua nel 2009, un connubio che è nato nel 2004, il primo concerto si è tenuto ad apertura di Film Video quando fu proiettato Shine, il film che appunto narra la sua vita, e da lì è già la quarta volta che si esibisce nella nostra città, ha già ricevuto le chiavi, stasera avrà un riconoscimento ancora più ufficiale che lo legherà davvero alla nostra città. Una curiosità, stasera il teatro era prenotato da un artista che si esibirà domani, un artista televisivo, molto noto al pubblico, e quando abbiamo chiesto la possibilità di fare questo concerto e quindi togliere a lui il teatro per le prove generali, si è detto entusiasta, e quindi sarei contento che fosse lui a chiamare David sul palco. Si tratta di Cristiano Militello, direttamente da Striscia la Notizia, e visto che il nostro David è un eterno bambino, sarà un gruppo di bambini e di giovani ragazzi a portarlo qua sul palco per noi. Do la parola a Cristiano e poi godetevi la serata, perché come sempre sarà indimenticabile. Grazie. Ecco, io volevo subito raggelare questa atmosfera di grande cordialità per dire che abbiamo appena saldato i cancelli, perché siete stati bloccati qui fino a domani sera, precettati, adesso non potete più uscire, le uscite sono bloccate, ho visto che la serata
bibite, panini e le bibite le dai. Beh, la famiglia Cardelli che c'ha anche un... detto questo, non potevo decidere altrimenti, vista l'opera meritoria, insomma, dell'associazione che opera da tanti anni con successo, vedo che con calore ricambiato, di solito quando è così tangibile vuol dire che si è seminato bene. Ringrazio l'Asfalt e ringrazio voi per avermi dato l'opportunità di venire a presentare questo maestro. Ringrazio la famiglia Cardelli, ringrazio tutti, perché Emilio Fede me l'ha sempre detto, mi ha detto: quando vai nei posti che non conosci parti subito con una bella leccata e vedrai che ti troverai sempre. E io inizio secondo i dettami di un maestro in assoluto. Grazie, sì, noi artisti ci piace marcare il territorio, cominciare. E infatti domani lo spettacolo inizia intorno al pianoforte, farò tutto lo spettacolo ballando anche intorno al pianoforte. Amici, bando alle ciance, anche la serata di domani sera è estremamente meritoria, perché io qui a Montecatini ho anche il mio commercialista, ci sono stato oggi e dico: no, vabbè, no, vanno a mezzanotte. Dato una sacca di plasma, l'amico Paolo ha già parlato, insomma, accennato all'artista che andrete ad applaudire, maestro. Nel concerto si passerà da Bach a Chopin a Liszt, il concerto si chiama non a caso Sounds of Life. Io che posso dire, vi lascio alle splendide note del maestro David Elfgott. Ok, grazie. Chi vuole sa che domani sera qua ci saranno 2 ore da ridere. Grazie, in bocca al lupo per tutto, grazie di essere venuti. Thank you.
tutti voi di essere venuti qui stasera a sentire questa splendida esibizione, fantastica esibizione di una grande persona, che oltre a essere un grande maestro è una grande persona, perché con Paolo, naturalmente con l'amico Paolo, averlo riportato a Montecatini e avervi fatto una serata di serenità, avervi donato una serata di serenità per scopi benefici, credo che sia, non ce ne sia tante di persone così. Quindi questa terza puntata di questo libro, che credo, di questa avventura che vorrei durasse tanto, con la città di Montecatini Terme e naturalmente dedicata all'Asvalt, ci ha fatto pensare questo inverno a dargli un riconoscimento diverso da questa amministrazione. Aveva già avuto le chiavi della città, ma abbiamo deciso, su stimolo di Paolo, di dargli la cittadinanza onoraria. Quindi questo glielo dedichiamo, perché quello che ha fatto per l'Asvalt è importante, importante come quello che l'Asvalt fa per noi, per Montecatini, per tutta la Val di Nievole. Qualcuno ha parlato dell'ospedale della Val di Nievole, certo, gli uomini e le donne e gli uomini che ci lavorano sanno quanto sia importante per quello che ci può offrire. E qualcuno ha detto anche le terme, credo la Felice abbia detto le terme. Le terme sono Montecatini. Le terme, dedico un pensiero alle terme. Le terme sono passato, il presente e saranno il futuro, e guai a chi ce le tocca. E allora passiamo alla parte ufficiale. Invita pure il nostro carissimo David. Allora, questa è la parte ufficiale. As mayor of Montecatini Terme, I am honored of to give you, Mr. Elfgott, the honorary citizenship of my city. Sorry, David, for my language, but I speak very well Italian, and then ve la leggo in italiano. Il comune di la città di Montecatini Terme è lieta di conferire la cittadinanza onoraria al maestro David Elfgott in occasione dell'anteprima europea Sounds of Life, concerto di beneficenza per Asvalt, nuovo Teatro Verdi, grazie Teatro Verdi, Montecatini Terme. Quale testimonianza di stima e riconoscimento sincero al più grande e leggendario pianista di fama e notorietà internazionali e celebre personaggio della cultura musicale. In segno di affetto ed amicizia per i suoi meriti e brillanti successi, per la sua carica di umanità e di profonda solidarietà, per il profondo legame con la nostra città e per la sensibilità dimostrata nei numerosi eventi di alto rilievo a favore della comunità di Montecatini Terme. Grazie. Felicia, tocca a te. Felicia Arnaldo, sì.
Allora, stasera è il solstizio d'estate, c'è fuori c'è una bellissima luna, il clima è migliore, ci sono stati fatti dei ringraziamenti, qualcuno è stato dimenticato, una è stata dimenticata. Buon compleanno Felicia Pieri. Bye bye, David. Hello. Hello. How are you? Yeah. Io ringrazio a nome di Asvald il maestro David Elf. Ci trasmette nella musica tutto quello che internamente ha. Io credo che quando prima abbiamo ascoltato Liz, che durante un viaggio ha interpretato la musica a secondo delle opere dell'Italia, no? La Petrarca, avete visto, ecco. Mi immagino quanto lui dentro di sé, tutti quei sentimenti che riesce a esprimere su questo pianoforte, lo rende veramente particolare. Noi è il terzo anno che fa delle cose per noi e lo fa con una generosità incredibile. Dall'altra parte del mondo, dall'Australia, da dove è venuto, porta con sé una grande voglia di dimostrare tutto quello che poi nella vita di fatto ha dimostrato, nonostante le difficoltà iniziali della vita. Ha prevalso il suo talento su tutte le difficoltà e questo è veramente un fatto molto importante per noi, che combattiamo tutti i giorni una battaglia contro di voi. Allora. Per ricordare questo giorno, David, ti consegniamo questo nostro attestato. Un grande grazie al maestro David Elf, che ancora una volta si offre per la nostra causa. Tu ci dai la forza, anche te, come tanti altri, per andare avanti. Grazie. Grazie, David. Su queste belle immagini vi lasciamo con l'appuntamento alla prossima occasione. Da Cecchi Vittor Ugo per Telemonte Catini è tutto.